Salve a tutti, sono di nuovo qui perché voglio parlare di questo mondo. Per mesi si parla di una nuova guerra fredda. Questa teoria potrebbe essere vera perché il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha aggiornato il suo paese apparentemente in grande stile. In particolare, Obama ha ordinato la modernizzazione delle armi nucleari esistenti. Costo $1 trilione. Da dove cazzo li prendono sti soldi? Ma non mi interessa nemmeno quello. Mi interessa cosa si risolve. È una cosa che ho letto su una pagina, però in tedesco, e l'ho tradotta in italiano. Quello che si può capire. Comunque, il fatto è questo. Che mentre lo leggevo mi sono uscite le lacrime per il semplice fatto che siamo cretini. Siamo un mondo di cretini. Ci ammazziamo a vicenda. Aiutiamo altri per ammazzare altri. Ma non è il fatto che nemmeno che siamo noi. Guarda. Talmente tanta ignoranza che c'è in giro che a me mi fa male. Mi fa male la testa. Se ci vuole la pace, non ci devono essere armi. Non ci devono essere armi. È il punto numero uno che viene prima delle armi. Si chiama egoismo. Avere tutto per sé. Guadagnare i miliardi e tenerseli non so dove cazzo se li tiene. E noi dobbiamo donare e aiutare quelli che stanno in Africa, mentre i coglioni che ci prendono per il culo a noi, rubano i nostri soldi, i miliardi, se ne stanno lì. Però il problema è questo. Come fai a spiegare a una persona che è positiva al lavaggio del cervello di questa società, come fai a spiegargli che è stato preso per il culo? Perché tanto non ci crederà. La sua testa è fatta così. No, ma questa è la verità, ma loro sono i cattivi, dobbiamo distruggerli. Perché guardare su MTV Jersey Shore e parlare degli amici con chi farà botta il prossimo giorno, parlare del calcio non porta a niente, sapendo che dall'altra parte ci sono delle persone che stanno pianificando la guerra. Mentre a noi ci intrattengono con merda. Al prossimo video e ciao ragazzi.